Allora, sul punto numero 5, affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2013-31-12-2016, indirizzi d'approvazione dello schema di convenzione, si propone di rinviare la trattazione dell'argomento in oggetto alla prossima seduta consiliare, al fine di approfondire maggiormente l'impatto che la nuova normativa, decreto liberalizzazioni, apporterà alle convenzioni di tesoreria, in quanto è stato sospeso il regime di tesoreria mista per il periodo 2012-2014 ed è stato reintrodotto il sistema di tesoreria unica, cioè le giacenze in cassa allo stato attuale non sono più presso la nostra tesoreria, ma presso la Banca d'Italia. In parole povere, non è più così interessante per una banca essere tesoriere di un comune, perché poi i soldi del comune sono presso la Banca d'Italia. Credo che ci siano anche dei bandi che sono andati a vuoto. Poi, se Cinzia Bovino si vuole aggiungere qualcosa. È stato, insomma, la richiesta è stata motivata più cioè, per un ulteriore scrupolo, nel senso che la dobbiamo rivalutare meglio, per cui alla luce di questa situazione molti banchi sono andati deserti perché non interessa più nessuno fare il tesoriere del comune perché sono solo dei costi. Per cui la convenzione che avevamo a suo tempo sottoscritto nel 2004, che comunque era quella, diciamo, che ci consentiva di avere determinati tassi di interesse in determinate situazioni e commissioni bancarie che non erano più dovute. Inizialmente mi avevano dato delle indicazioni, poi invece non sono state riviste, cioè, per cui alla luce di questa situazione devono essere ridefinite alcune cose, allora purtroppo bisogna. Ma chiedo pure, quindi i bandi che sono andati deserti sono andati deserti, quindi i comuni in questione come fanno? Cosa succede se non c'è un tesoriere che Allora, si il opera? tesoriere ci deve essere, cioè perché al senso dell'articolo 210 del TUE ci deve essere. Capito, ma se non c'è, E sono se non c'è, bisogna riprovare finché qualcuno non. Magari, cioè, forse anche pagando noi il tesoriere, cioè, perché alla fine arriveremo a una situazione di questo tipo, mentre prima il servizio era gratuito, perché avevi giacenze di cassa e quindi comunque la banca si faceva conoscere, aveva un minimo di liquidità di cassa, adesso non ce n'è più quella, quindi non c'è margine neanche per la banca. Per cui addirittura la normativa prevede che in alcune situazioni la tesoreria può ricevere anche dal contratto. Quindi anche. Capito, ma diciamo che la risposta è chiara, però anche la domanda era chiara. Cosa succede se c'è un periodo di transizione che a questo punto può essere lungo a piacere in cui non c'è il tesoriere? Secondo me il tesoriere che comunque è attualmente non può interrompere il servizio, quindi andremo avanti finché non troviamo un nuovo tesoriere, Sono però. quelli rimasti col cerino in mano. Sono delle banche rimaste col cerino in mano. Sì, e poi tra l'altro cioè, abbiamo delle condizioni anche diciamo molto buone per le comuni, infatti molte situazioni si sono già comunque ritirate. E questo perché comunque la Banca d'Italia ha raccolto le liquidità di cassa di tutti gli enti locali, quindi nei confronti dell'Unione Europea avevano una liquidità di cassa di una certa entità rispetto a prima, che invece era presso diversi enti, regioni comprese, per cui è stata una manovra di Monti che l'ha studiata bene, diciamo. Sì, no, ma quindi noi eravamo arrivati. Comunque il prossimo consiglio allora, metto in votazione il rinvio del punto 5. Chi è favorevole alzi la mano.